si è tenuta oggi presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo una conferenza stampa per segnalare all'attenzione pubblica la difficile situazione dei 900 profughi accolti nel solo comune di Napoli nell'ambito dell'emergenza del Nord Africa e lanciare un appello al governo affinché approvi un decreto per il rilascio di permessi di soggiorno umanitario temporanei. Le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali e gli stessi profughi hanno più volte formulato richieste d'aiuto e denunciato una situazione di estremo disagio delle condizioni abitative, legali e sanitarie. Il Comune di Napoli ha rivolto un messaggio di solidarietà ai migranti ed ha espresso la disponibilità a collaborare con la Regione Campania, ente attuatore locale per l'emergenza del Nord Africa, nella quotidiana gestione dell'accoglienza. La città di Napoli ospita 900 profughi all'incirca, tutti provenienti dalla Libia, anche se sono prevalentemente nati in Nigeria, in Costa d'Avorio, nel Mali. Le commissioni stanno sistematicamente negando il permesso di soggiorno per rifugiati politici, gente che è scappata dalla guerra in Libia e che non ha scelto di venire in Italia liberamente, ma è stata costretta ad andare via dalla Libia e per i quali noi chiediamo, l'amministrazione cittadina lancia un appello al governo nazionale perché il governo nazionale adotti un provvedimento per il rilascio per almeno 12 mesi per motivi umanitari del permesso di soggiorno. I minori sono invece accolti direttamente dall'amministrazione cittadina in strutture più appropriate, nelle case famiglie accreditate per minori e ne abbiamo accolti poco più di 200 e attualmente 200 ragazzi sono inseriti in programmi di integrazione scolastica, inserimento sociale e persino inserimento lavorativo.